me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Slenderman, Slenderman. All the children try to run. Slenderman, Slenderman. To him, it's part of the fun. Slenderman, Slenderman. Dressed in dark, he's sweet and tie. Slenderman, Slenderman. You most certainly will die. Quella che avete appena sentito è la formula di evocazione di Slenderman. In questo video proverò ad evocarlo di notte, in un bosco lontano da tutto e da tutti. Il rituale prevede che io incida su un albero un cerchio, al centro del quale bisognerà incidere una X. Fatto questo, bisognerà chiudere gli occhi e appoggiare la fronte sul cerchio, pronunciando la formula. Lo Slenderman dovrebbe apparire. Bene ragazzi, sono quasi arrivato. Ho scelto un bosco nel mezzo del nulla, voglio proprio morire di paura questa volta, eh. Chi me la fa fare? Chi me lo fa fare? Stavolta non sarà semplice, non sarà semplice. Il rituale di una delle creature più spaventose del bosco. Di notte, nel mezzo del niente, da solo. Ci voglio proprio rimanere questa volta. Veramente. Nel frattempo sto cercando di memorizzare la formula, perché non è proprio semplice, ecco, è in inglese. Tanto guardate, è già inquietante la strada. Io come faccio a scendere e ad avviarmi da solo a piedi nel bosco? E neanche tanto vicino alla macchina, per niente. Mi voglio inoltrare, eh? Voglio proprio fare del male. C'è l'unico che fa una cosa del genere, forse. Un rituale nel mezzo del bosco da solo, di notte. A notte fonda, aggiungo. Ok, ci siamo. Ragazzi, sono nel mezzo del nulla. E se rimango senza luce, sono spacciato. Ci sono rumori ovunque. Gli animali sono ovunque. E c'ho già paura. Porca. Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Ho scelto proprio il bosco più spettrale, poi, per farlo. Sento uccelli notturni ovunque. Sono di uno spaventoso. Ragazzi, vi giuro, è la prima volta che vado in un bosco così inquietante di notte. Ok. Ci siamo, io direi che questo è il punto più inquietante del bosco, quindi farei qui il rituale. A quell'albero. Ragazzi, ogni rumore di notte qui è spaventoso. Allora, ho appena fatto l'incisione, non so se si vede. Lo farò vedere meglio. Ecco qua. Eccola qua, si vede. Con la X. Bene. Questi cosa cacchio sono? No ragazzi, sembrano artigli. Io non lo so, ma così alti?
così alti, veramente. Ok, va bene, dai. Non ci preoccupiamo, proprio sull'albero dove mi devo piazzare, ok? Ok. Cominciamo. Ragazzi, le sentite le campane? Ragazzi, vi giuro che non le sto mettendo io. Non è un effetto. Perché le campane? Ragazzi, ok. Ok, non è un buon segno. Adesso esplorerò i dintorni, vediamo se il nostro caro amico viene, utilizzerò anche il K2, quindi lascerò qui il cellulare, che comunque è in modalità, cioè non prende segnale, non c'è mai segnale qua comunque, per sicurezza, ok. Ok. Slenderman, se ci sei in forma di spirito o altro, fai illuminare questo K2. Ti va di giocare? Slenderman. Oh porca. No, 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 non mi piace questo gioco. Troppi rumori, troppi rumori. Ho sentito qualcosa laggiù. Sarà anche un animale, ma non è divertente. Se è stato qualcuno, può illuminare il K2, per favore? Ok. Io direi che è il caso di prepararmi lo zaino, il cavalletto e tutto, perché a seconda di com'è io scappo di qui. Quindi meglio prepararmi per la fuga, non si sa mai. Ok, pronto. In caso di problemi posso scappare. Ho tutto nello zaino. Esploriamo. Vado dove c'è, dove ho sentito quel rumore. Questo che cos'è? Vabbè, qualcuno avrà messo questa catasta, forse. K2 non dà cenni intanto. C'è qualcuno qui? Non per forza Slenderman. C'è qualche presenza qui in questo bosco? Che vuole far illuminare lo strumento? Ragazzi, allora, i boschi sono pienissimi di energia. Soprattutto di notte. Io sono certo che qui ci sarà qualcosa. Non per forza lo Slenderman, però
Quindi è tutto riuscire a interagire con lo strumento oppure no. Qualcuno vuol far illuminare questo strumento? Basta avvicinarsi allo strumento. C'è silenzio, fortunatamente. E la cosa più inquietante, a parte quel suono, sono state le campane, proprio nel momento stesso in cui ho finito di evocare. Il problema poi è la suggestione. Cioè, sapere che ho appena evocato una creatura. Poi c'è la mia ombra, che mi spaventa veramente tanto a volte. Qualcuno vuole far brillare questo strumento? C'è qualcuno che è qui con me? Ok, provo a esplorare la parte giù dove c'è l'asfalto, che è ancora più inquietante di questa, ve lo garantisco. Oltretutto qui vicino c'è una piccolissima chiesetta isolata. Il che rende tutto più inquietante. Qualcuno vuol far illuminare questo strumento? Vedo qualcosa lì. Ma è un cartello. Io spero sia il cartello. È bianco. Dalla videocamera non si vede. Ora mi avvicino e vedo. È fisso, immobile. Ok, sì. Era il cartello. Ok. Avevo visto questo. Ok. Vediamo qua. Ragazzi, vi giuro, questo posto è inquietante. Vediamo se riesco a illuminare meglio davanti ora. Non si vede tantissimo. Cioè, io vedo a distanza un po', ma dalla videocamera pochissimo. Servirebbe veramente una videocamera infrarossi.
fa tutto tranquillo. E niente, comunque, non so se lo Slenderman vuole apparirmi dietro in auto fra poco, però qui non è venuto. Fortunatamente, aggiungo, però è stato spaventoso comunque. È veramente spaventoso. Ok, proviamo qui vicino alla chiesetta. Adesso vi faccio vedere, è veramente inquietante questa chiesetta, perché ha comunque una finestra con le sbarre sempre aperta e di lì si può vedere dentro. Però di notte, sinceramente, ragazzi, ho paura, perché è veramente inquietante questa chiesa abbandonata. Cioè abbandonata, non è abbandonata però. Cacchio. Cos'era? Ah, il mio eco, ok. Mi sono spaventato, ho sentito quell'eco incredibile. Direi di riprovare con il K2 qui intorno. Qualche presenza qui che vuole far illuminare il K2 per farmi capire che c'è qualcuno. Per favore, potete far illuminare il K2? È questo strumento, basta che vi avviciniate. C'è qualcuno che vuole parlare? Allora, pare che lo Slenderman non si sia presentato, per ora. L'atmosfera è veramente inquietante, avrei potuto fare di tutto, ma ragazzi, cioè... ci tengo troppo che le indagini siano oneste, quindi non voglio aggiungere niente, non voglio far niente, no. Insomma, ragazzi, no, io questi video non li faccio per divertimento, li faccio per divulgazione del paranormale. Come avete potuto vedere, succede qualcosa ogni tanto, però non è una scienza esatta, ecco. In questo caso non è successo praticamente niente. Inquietante la coincidenza delle campane, inquietantissima. Il K2 non si è illuminato, ho sentito dei rumori strani, ma ovviamente siamo in un bosco di notte, è normale, normalissimo. Dovesse succedere qualcosa durante il viaggio, filmerò, vi aggiornerò, ma non credo ormai a questo punto che succederà qualcosa. Mi aspetta un po' di strada prima di scendere da qua, dal nulla. E quindi, ragazzi, che dire, andrà meglio alla prossima evocazione. Dovrò vedere un po' che cosa c'è disponibile. Comunque, spero che abbiate gradito il video. Mi raccomando, non fate brutti sogni.